San Paolo, giugno 1950. Una cattiva stella impedirà all'Italia di entrare nel girone finale del campionato del mondo. Tra i suoi primi avversari, gli svedesi, Palmer, Jeppson e Skoglund hanno preso il posto di Green, Gunnar Nordahl e Lederholm, passati al Milan. Finiranno anch'essi in Italia insieme con Knud Nordahl, Gerard e altri tre. Capitani Carapellese ed Erik Nilsson. Lo svedese ha vinto la scelta del campo. Si inizia fra i crepitanti incitamenti brasiliani. Carapellese segna il primo gol della giornata, per la storia al settimo minuto. In reazione gli svedesi non solo pervengono al pareggio con questo raso terra di Jeppson, ma passano in vantaggio su questo centro di Skoglund convertito in una staffilata diagonale da Andersson. Sul finire del tempo Capello spreca l'occasione di pareggiare con questo tiro alle nuvole. La situazione degli azzurri peggiora nella ripresa. Raccolta la palla sfuggita a sentimenti, Jeppson ha segnato il gol del 3-1. Sferzati nell'orgoglio, gli azzurri stringono i denti. Con un colpetto Mucinelli batte Svensson, ma proprio all'ultimo minuto la traversa vieta a Carapellese di conquistare il pareggio. E subito dopo l'irrompente Mucinelli non riesce che a sfiorarlo. C'è davvero di che imprecare alla disdetta. Un anno dopo, Italia e Svezia sono di nuovo di fronte. Ecco gli azzurri con Beretta. Qual è, ingegnere, poi la formazione? La formazione è la seguente. Casari, portiere del Napoli, 4 volte nazionale. Giovannini, centromediano dell'Inter, 10 volte nazionale. Cervato, terzino sinistro della Fiorentina, 4 volte nazionale. Annovasi, mediano destro del Milan, capitano degli azzurri, 15 volte nazionale. Tognon, centro sostegno del Milan, 8 volte nazionale. Venturi, mediano sinistro della Roma, 2 volte nazionale. Boniperti, trattato della Juventus, 11 volte nazionale. Gimona, mezzo destro del Palermo, prima volta in nazionale. Amadei, centravanti del Napoli, 10 volte nazionale. Lorenzi, centrattacco dell'Inter, 7 volte nazionale. Cervellati, alla destra di Bologna, 3 volte nazionale. Li rivedremo fra poco allo stadio fiorentino. La pioggia non dispiacerà gli svedesi. Ancora il vecchio Nilsson e il portiere Svensson. Lundgren segnerà il gol per i gialloblu. Carlsson è il peso piuma della squadra. Anche stavolta Nilsson ha vinto la scelta del campo. A differenza di San Paolo, non gli azzurri saranno i primi ad andare in vantaggio, ma gli svedesi. Uno spiovente di Annovazzi ha colpito casualmente la schiena di Lorenzi, lanciato verso la rete. Disdetta. In risposta gli svedesi segnano. Ripresa col petto la respinta di Tognon, il mezzo destro Lofren ha sparato da 20 metri battendo Casari. Per la storia, settimo minuto come a San Paolo. Rivedendo l'azione da terra constateremo che il nostro portiere ha toccato la palla, ma angolata com'era non è riuscito a impedirle di entrare in rete. Sette minuti dopo un duetto Amadei-Lorenzi sfocerebbe in un irresistibile pareggio se il centravanti non fallisse per poco il fortissimo tiro. Per quanto spaesato nel ruolo di ala sinistra, Cervellati fa ballare la difesa gialloblu. Peccato che il suo lancio peschi Amadei quando questi è fuori gioco, altrimenti il suo tiro scavalcante susciterebbe applausi centuplicati. Prevista dal basso, la toccatina pare ancora meglio dipinta. Adesso è di turno Cervato. Avessero tutti il suo impeto. Messo in moto quel trotolino di Cervellati, la difesa giallo-blu traballa. Si salva come può, anche a prezzo di questo sgambetto a Lorenzi in area di rigore che l'arbitro Lin non si comprende perché lascia correre. Fallo con capriola completa, precisa la ripresa dal basso. Lo stesso Lorenzi sa già ora il colpo d'occhio di Svensson e ancora Lorenzi manda la palla nel solco della vana saetta di Amadei. Beretta pensa forse di sostituire un giocatore nella ripresa, invece tutto rimarrà come prima. Meglio di prima si comporterà la squadra, è Annovazzi che dà l'esempio degli attaccanti. Carosio guarda dalla parte opposta, segno che è in atto la reazione di svedesi. Ci penserà Tognon a sgombrare il terreno dall'insidia. Un capitombolo e tutte e due in piedi come se nulla fosse avvenuto. Ora il vecchio Nilsson ha cambiato avversario, da Boniperti è passato a Lorenzi.
non si può dire che lo tratti coi guanti, ma a Veleno non si tira indietro per questo. E all'ennesimo sballottamento trova quella giustizia che l'inglese Ming gli ha negato nel primo tempo. Una sassata il rigore battuto da Madei, ma a parte del pubblico avrebbe preferito che il pareggio fosse raggiunto in un'azione manovrata e non con un tiro dal dischetto degli 11 metri. La ripresa dal basso conferma che il tiro era imparabile. Adesso, ristabilita la parità, la squadra italiana dovrebbe prendere finalmente quota. Così sarà infatti, ma per poco. Al quarto d'ora gli azzurri sviluppano finalmente un'azione alla quale partecipano tutti gli attaccanti. Amadei, Boniperti, Cervellati, Lorenzi, Gimona. Interrotta da un fallo, il tiro è partito ugualmente. Palo! Gli svedesi ai margini del campo cominciano a masticare amaro. Svensson è costretto a uscite disperate. Prima contro Boniperti, poi contro l'irrompente Lorenzi. Ancora Lorenzi, il suo palleggio fa perdere la testa agli avversari. Ma quando se la vede brutta, Nilsson sa come arrangiarsi. È il momento del serrate. Bigogno riporta Cervellati al suo ruolo abituale. E adesso Nilsson non ci si raccapezza più. Peccato che lo spostamento sia stato deciso troppo tardi. Ormai il tempo sta per scadere e soltanto un tiro fortunato potrebbe darci la vittoria. Proprio all'ultimo minuto, come a San Paolo, si presenta un'occasione propizia, ma Boniperti non è riuscito che a sparare alto. Il pubblico deluso si sfoga, ma sa passare a tempo dai fischi agli applausi. Applausi per chi li merita. Oggi sono toccati ai modesti svedesi. Domani premieranno gli azzurri se sapranno riscattare questa giornata di mancato successo.